la benedizione di Dio Onnipotente discenda su tutti noi, discenda su questi impianti, vi rimanga sempre come già c'è rimasto, perché questi lavori di ricostruzione non hanno ferito nessuno e speriamo che continui così. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Colere in tutta la provincia di Bergamo, ma credo anche tutta la regione Lombardia, è conosciuta per lo sci. Gli impianti di colere, le piste di colere, lo spettacolo della natura che c'è a Colere. Scalve, gettare le basi affinché ci sia la possibilità per gli imprenditori lungimiranti come Massimiliano, come Silvio, come Zanni, di mettere in atto le loro azioni e fare da traino per gli investimenti. Questo è quello che abbiamo fatto. E vorrei sottolineare una sola cosa, da amministratore ma soprattutto da cittadino lungimirante, io mi vanto di essere uno che guarda sempre al di là, questa è solo la partenza, è una grande partenza, una bellissima partenza, ma è la base per il futuro, quello che loro stanno costruendo e quello che noi insieme a loro cercheremo di fare è solo la base per un grande futuro. Sono qui tanti colleghi amministratori, tanti sindaci e amici a testimonianza che quello che era il mio sogno qualche anno fa inizia a prendere forma, che la Valle di Scalve non sia più la periferia della provincia di Bergamo e la periferia della provincia di Brescia, ma che sia il centro di un rilancio turistico che finalmente inizia a prendere corpo.